Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints 3 Remastered. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con un inseguimento in elicottero e Kilbane che purtroppo ce l'ha fatta scappare grazie all'aiuto di Matt Miller. Quindi la missione di oggi è andare a lezione di computer. Figured you would call. The Deckers are a bigger problem than we thought. I need something to stop them. I finished my analysis of the Deckers' network and infrastructure and determined the needed processing power and hardware requirements for accessing their mainframe. Mm-hmm. Uh-huh. I've worked really hard and know what we need to go after the Deckers. Certo. Fine. Where do you need me? Well, my place has all the data. I guess you could come here. I mean, makes sense, right? Sì, assolutamente. Before, not my inner sanctum. Right. Eccomi qua, Kinsey. E ho anche fatto un'acrobazia aerea nel mentre. Aia. Che schianto maledetto. Eccoci qua, dicevo. You can hit the light. Certo che passare da un abito di classe a un Man in Black, il passo è breve, eh. I don't see a bed. Sleep is forbidden. Eh beh, certo. Matt must have hacked into its flight computer and fried it with an EMP. You can do that? You can do a lot worse. If Matt gets the Decker Usenet plugged into its central power grid, it's... Trust me, it's bad. No, cosa ha visto? Oh no. If I could worm into their mainframe, I'd do all sorts of naughty things. But I don't have to fear for that. Mettilo giù, Pierce. Something like this. That's one of the most powerful learning computers in North America. And Stag's got one. E noi dobbiamo prenderlo. Agent Kensington. Damn it! Wait, that punk kid is Matt? That punk kid is the cyber god who just crashed your helicopter. Cheers! Cheers! These people are probably halfway to the computer by now. Go! Ci pensiamo noi! Forza, forza, Pierce! Save it for the cameras! Non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo andare a recuperare un mega computer. Kinsey, where's the computer? At the Stag PR Center, hurry! Eccoci qua. La cosa migliore da fare ora è andare contro mano. Our helicopter crashed. That sounds like you lost to me. Go on, laugh it up. Così eventualmente, anche se ci seguono, abbiamo la possibilità uno di cambiare corsia e due che si vadano a schiantare. E poi ci becchiamo un sacco di punti facendo le cose in contromano. Ecco, e ora ci chiama qualcuno. Are you there yet? Calm down, we'll get there. Ci stiamo arrivando, eravamo 2 chilometri di distanza. Kinsey's a little high strung, don't you think? For someone who spends most of her time glued to a monitor. Ecco fatto. She's still sane. You sure she still is? Sicuro che non lo sia già. Non lo so, però. Una gran bella ragazza, Kinsey, assolutamente. Ed eccoci arrivati finalmente. Ecco fatto. Dov'è? Dammi quel martello. No, ho sbagliato, Pierce, scusami. Colpa mia. Dov'è? Vieni qua. Devo ammazzare la ragazzina. Credo di averla uccisa, perfetto. Dammi l'altro martello, che almeno ha le munizioni piene. Forza Pierce, seguimi. Ho sbagliato. Madonna mia. Faccio fuori tutti con le vostre stesse armi. I can't tell one thing from the other. Where's the bloody computer? Meno male che Cyrus avevamo detto una tregua, eh. Don't leave any of those pathetic peons standing. Go home, Matt. Take a little dagger with you. Ne manca ancora uno. Was someone a sore loser? Agent Kensington. You haven't won yet. If you're referring to your two pawns, they're too late. We'll see about that. What to see? Except the epic
ecco fatto. Bla bla bla. Trovati un lavoro. Ma il nostro amico Pierce che fine ha fatto? Non lo so, però intanto grazie al vostro stupido martellone io ho risparmiato un sacco di munizioni e vi ho uccisi tutti. Ecco fatto. Di qua Pierce, vieni. Kinsey, truck's on the way, but we got a little company. Dov'è? Non ha tirato fuori il martello, l'amica? Oh, che peccato. Non ci pensare, tranquillo. Crepaci. Vai, entra. Any other assholes need put down? Just like old town! Ecco fa. Oh, dall'altra parte. Okay, following the truck on the street cam there. Oh god, what the hell are you doing? Going after the truck? I said don't use the tank! What if we don't? Tranquilla, non lo distruggiamo. You're breaking up! No I'm not! You're just using your mouth to pretend like you are! Alright, I can't hear you, kid. Non ti sento. Use the machine gun then, not the cannon. You think she's mad? Ok. Una ruota. Due ruote. Dai, devo andare a prendere. Non riesco a prendere le altre ruote. Ok, me ne manca una. Ecco fatto. Uff. No, è ancora intero. Ma scusami, ma perché? Perché è ancora in piedi? Ah, devo. Sei impazzito? No, è esploso. Ma scusami, me le avevo distrutte tutte le ruote. Io veramente non ci ho mai messo più di un tentativo per questa missione. Ma a me sembra che abbiano cambiato il tipo di danno del... Di sto carro armato. Prima mi sembra che a me non facesse il laggio laser, la torretta. Faceva i proiettili. Il laggio laser mi sembra che faccia fin troppi danni a me. I can't hear you, kids. Use the machine gun then, not the cannon. You think she's mad? Ci manca solo una ruota. Ecco fatto. Uff, che culo. È andata bene sto giro. Ammetto che è stata più difficile del gioco originale. Perché a me sembra che nel gioco originale non sparasse il laser. Oh man. So you're set, right? Almost. I need a chair. I'll give you 50 bucks. Pick out a nice one. I'll explain it all once this thing's set up. Va bene, andiamoci a comprare una sediolina. Anche se in realtà col senno di poi capisci che con 50 dollari una sedia carina non te la prendi proprio mai. Zero totale. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!